Amici sportivi, buonasera, benvenuti all'appuntamento con Tutto Campo, una puntata tutta dedicata ovviamente alla vittoria di Cagliari, alla presentazione della gara con il Pescara, ma soprattutto agli interventi in diretta dei nostri amici da casa, perché abbiamo venerdì fatto uno speciale su quello che era successo a Stoccolma. Lunedì non c'eravamo perché eravamo a Cagliari e di conseguenza c'è stato poco spazio per le telefonate in diretta, che poi sono ovviamente il piatto forte di questa trasmissione. Però avremo anche il momento della lavagnetta, avremo anche le interviste con Britos e Mazzarri di Cagliari, le pagine grafiche. Però iniziamo subito con il filo diretto con i tifosi e poi vedremo anche le immagini, chiaramente le commenteremo, di Cagliari-Napoli. Vediamo il primo in linea chi è. Pronto? Buonasera. Buonasera Paolo, sono Sergio dal Vomero. Ciao, buonasera a te. Allora, potenza del risultato. Ora Mazzarri è ritornato di nuovo un ottimo allenatore, ha azzeccato i cambi, ha saputo leggere la partita. Non per me, Perché ovviamente. Non per si è quanto vinto. mi riguarda, perché io lo sostengo questo e lo sostengo a prescindere dai risultati. Poi è chiaro che qualche volta uno non può condividere una decisione, però in linea generale io dico che Mazzarri, e lo ripeto ora per la volta numero 100, credo, è il principale artefice di tutti i risultati buoni degli ultimi anni del Napoli. Poi non è l'unico che ha dei meriti, chiaramente, però per me è in testa questa classifica. Io dicevo, pensavo, nei periodi di pace bisogna pensare a qualche innovazione. Io pensavo questo, cioè, tanti anni fa l'allenatore era solo, poi è stato inventato il vice allenatore, l'allenatore in seconda, poi è stato inventato il preparatore atletico, poi il preparatore di portieri, poi il tattico. Non si potrebbe introdurre una nuova figura, l'ha detto alle interviste, perché su 50 partite all'anno, 50 interviste prima, 50 interviste dopo. Una Cioè l'alter persona. ego, quello che va al posto di Mazzarri qualche volta a fare l'intervista. Guarda, Sì, cioè, prima delle, in cioè, linea generale ti un dico che lì. addetto della società, cioè una persona della società, un uomo di Guarda, ho calcio, un uomo. due risposte diverse. Allora, nello specifico per quanto riguarda Mazzarri, ti dico che probabilmente sarebbe necessario perché lui a volte proprio si vede che va in sofferenza quando deve anche parlare Ma infatti mi sempre. ricordo che tu dicesti dalla Svezia, l'ho visto stizzito, Sì. l'ho visto. Cioè, perché è chiaro Questo è vero, che. però ho anche un'altra risposta, eh. E te la do subito, che non riferendomi a Mazzarri, ma in generale a tutti gli allenatori, i calciatori, una risposta che può apparire qualunquista, però il mio pensiero, e lo dico, che per quanto guadagnano un'intervista in più, un'intervista in meno, Sì, non sì, dovrebbe sì. proprio incidere sul loro umore, sul loro stato No, d'animo. vabbè, però voglio dire, il discorso è, io sto cominciando a vedere che anche le altre società stanno così a spizzicaboccuni, del Neri non parla, la Juventus tutto Sì, perché si è creato sommato. un clima esasperato che poi dopo fa sembrare un'intervista, una conferenza stampa, la terza guerra mondiale. È un'intervista e una conferenza stampa. Se riuscissero a autoconvincersi che si possono affrontare più leggermente, perché tanto poi non sono così determinanti per il futuro della squadra, se le patissero di meno, ecco, probabilmente Ma sarebbe infatti, ma meglio per perciò tutti. io non dico sospenderle perché non No, sarebbe ho capito giusto, quello che dico. dico Io dico che una bisognerebbe persona. creare una tensione minore intorno al calcio. Questa tensione può essere determinata in parte dai giornalisti, in parte dalla pressione dei tifosi, in generale dall'ambiente esterno. Però permettimi di dire che secondo me è molto alimentata da come le società proprio gestiscono i rapporti fra i loro tesserati e i media. Le società stanno esasperando questo tipo di rapporti, creando delle tensioni. Io il calcio lo seguo da Lo dentro, da so. 25 anni, e devo dirti che prima ne facevamo tante di interviste, si parlava con i calciatori e la domenica andavano in campo, giocavano bene o male lo stesso, a prescindere dal fatto se avevano fatto 8 interviste o 0 interviste, se c'era il silenzio stampa o non c'era il silenzio stampa. Mi sembra Lo che si so, stia un po' però voglio dire, esasperando. le bocche di fuoco, e ieri sera per caso, perché era martedì, non pensavo che ci fosse questa trasmissione, ma oramai con mia sorpresa sono diventate tre le bocche di fuoco, che quando vanno in contemporanea e le cose non sono andate bene, è chiaro che là se ne sentono di tutti i colori. Quindi voglio dire, una persona che professionalmente, una persona di calcio, che anche magari con un po' di affetto per il Napoli, perché
Io credo che l'affetto per il Napoli sia poi la cosa più importante e penso che anche questa trasmissione, io almeno dico la mia, in questa trasmissione io respiro affetto per il ci Napoli. mancherebbe, affetto a dir poco, affetto a dir poco. Appunto, perciò dico, ma non per il Napoli società, perché sennò No, no, qua no, uno no, per la ho strada capito viene... perfettamente quello che volevi dire e ti dico che hai capito perfettamente com'è la situazione, perché diciamo questa trasmissione, essendoci solo io, il mio è affetto, è grande affetto per il Napoli e poi dopo Ma il non si... Napoli inteso, cioè, Il Napoli, sì, non quella cosa inteso, che non è De esisteva, Laurentiis, non è Mazzarri, non è Cannavaro, non... è il Napoli. cioè quella cosa che esisteva anche ad agosto del 2004, cioè Assolutamente. quando la società precedente era fallita, non E c'era ancora quella nuova. infatti io ero in Però il onda a Napoli parlare. esisteva Infatti io ero in onda a anche parlare del Napoli, pure se non c'era la Società Sportiva Calcio Napoli. infatti. Quindi il distinguo che fai è perfetto. Babbo, ti Grazie. ringrazio, Ciao. ciao Babbo. Sì, questo è, diciamo che mi fa piacere quando traspare e quando i telespettatori poi riescono a notare questa cosa. Poi se in altre, ripeto, io posso ringraziare quando mi viene detta una cosa del genere, posso essere contento che viene notata, che poi io debba giudicare sugli altri se ce l'hanno o non ce l'hanno questo affetto per il Napoli, io sinceramente non riesco a farlo, però devo dire che qualche volta il sospetto può venire che non ci sia da parte di tutti. Da parte di molti c'è altrettanto elevato il numero di persone che pur parlando del Napoli poi non nutrono questo affetto per il Napoli, che non significa che non ne possono parlare, per carità, però basta cercare di essere il più onesti intellettualmente possibile, ecco questo diciamo, non andare a delle forzature per strumentalizzare tutto, per fare del sensazionalismo, questa è la sensazione, e mi scuso per il bisticcio che ho io certe volte quando vedo che si cerca appunto di strumentalizzare un risultato, un cambio, per dire delle cose che possano rimanere impresse necessariamente nella mente di chi ascolta, cogliendo l'attimo buono per dirle, perché è chiaro che poi chi è dall'altra parte del televisore ci ascolta è come io sono anche tifoso, oltre che giornalista, e quindi il momento che sei esacerbato, che sei arrabbiato perché il risultato non è andato bene, senti la cosa sulla sostituzione e diventa un tuo pensiero, quello che poi alla fine probabilmente non lo è nemmeno, lo fai tuo perché in quel momento non è lo stato d'animo giusto per avere un pensiero diverso. E se uno ha onestamente questa idea mi sta bene, se invece, e il sospetto, ripeto, è forte, che molti lo facciano solamente perché in quel momento significa cavalcare l'onda più facile, quella di dire Mazzarri è scarso, De Laurentiis deve andare via, questo giocatore non può giocare nel Napoli perché si è pareggiata una partita, mi sembra questo molto poco corretto come modo di fare informazione perché poi anche si coglie solamente l'attimo per dire certe cose, però non si annulla e si cancella un lunghissimo periodo di risultati che secondo me devono essere alla base delle nostre convinzioni sul Napoli attuale. Poi sulle singole partite ci mettiamo qua e ne parliamo ogni volta, però dobbiamo avere un'idea di fondo e l'idea di fondo non può non essere positiva. Da Mazzarri a tutti i calciatori, ma anche a De Laurentiis, che poi critichiamo se non prende i calciatori buoni a gennaio, per carità lo critichiamo, però dire che il suo percorso a Napoli non sia positivo è andare contro l'evidenza dei fatti. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera. Ciao Paolo, sono Luca, buonasera. Ciao, buonasera. Paolo, io condivido, diciamo, questa tua riflessione. Ricordo che tu sei stato sempre vicino al Napoli, già dai tempi, diciamo, di Naldi, Corbelli, quando il Napoli, diciamo, non andava bene, tu hai sempre seguito con ottimismo il Napoli, a differenza di molti tuoi colleghi che anche adesso che il Napoli sta andando molto bene, cercano sempre di trovare qualcosa che non Ecco, va. diciamo che la sensazione che a volte abbiamo noi tifosi, ora faccio il tifoso e non faccio il giornalista, la sensazione che abbiamo noi tifosi da certo tipo di trasmissioni è che siano più contenti di farle dopo un risultato negativo che dopo un risultato positivo, perché lì è più facile alimentare la polemica. Questo, per quanto mi riguarda, non avverrà mai, neanche se mi mettono i macchinari per la tortura vicino. Io sperare che una trasmissione possa andare meglio per un risultato negativo del Napoli, ripeto, mi possono torturare, ma questo non lo spererò mai. No, io ho fatto un giro per i vari canali, diciamo, che parlavano del Napoli dopo l'ultima vittoria col Cagliari, e comunque pure si cercava di trovare qualcosa che non andava. L'unico che ha difeso il Napoli è il giornalista Chiariello, che era una brava persona insieme a te e a Silvermeer. Per il resto si cerca sempre di trovare qualcosa che, diciamo, nel Napoli, Mazzarri non va. Cioè, per Mazzarri, secondo me il miglior allenatore italiano che c'è attualmente, anche con la rosa a disposizione.
E se si riescono a prendere, diciamo, tre giocatori a gennaio, anche, diciamo, di non primissima qualità, però, diciamo, superiori a El Khadouri, Vargas e Donadel, il Napoli perché non può, diciamo, sperare di arrivare, diciamo, più in alto possibile? Anche perché, diciamo, la Fiorentina deve ancora avere diciamo, quel momento di calo fisiologico che invece hanno avuto le altre squadre. La Juve sta avendo un calo fisiologico Mi e quindi il Napoli, quindi, sembra già un... corretta la tua analisi, la condivido in pieno e dico anche poi togliamoci uno sfizio, perché io sono un estimatore, tutti lo sanno, di Mazzarri, ma diamo a Mazzarri altri tre giocatori buoni, in modo che ci togliamo lo sfizio di vedere se poi 15, 16, 17 buoni lui riesce a gestire e riesce a far compiere quell'ultimo saltino in avanti che il Napoli deve fare. Per darci a tutti la sicurezza che il Napoli possa essere competitivo ai massimi livelli fino alla fine. Il Napoli ha fatto 30 punti in 14 partite e contemporaneamente, con delle alternative che secondo me non sono all'altezza, è riuscito a passare il girone di Europa League con un turno d'anticipo. Quindi i risultati sono eccezionali, non c'è da discutere, su questo non si possono trovare discussioni. Alcune prestazioni, l'ottenere un certo tipo di risultati con un certo tipo di sofferenza, mi fanno pensare che siamo veramente proprio appesi a un filo, cioè stiamo dando più del massimo e quindi evidentemente serve un mercato che possa far sì che il Napoli, per ripetere semplicemente gli stessi risultati che sta facendo finora, debba avere una qualità superiore nell'organico. E questo bisogna concederglielo. Mazzarri, diciamo che questo se l'è meritato, questo rischio che va a correre anche lui, no? Perché se gli dai i giocatori, poi è chiaro che tutti pretendiamo dei risultati maggiori, ma si è meritato questo e questo deve avere, meritato in tutti i sensi, sia nel senso positivo che negativo della vicenda. Paolo, niente, io praticamente dico che il Napoli comunque sta là grazie all'allenatore perché diciamo, inviterei a essere un po' più ottimisti anche allo stadio, di Ah, essere diciamo, più bravo, ti vicino alla ringrazio squadra che dici questo. perché questi ce la mettono sempre tutti, ragazzi. Comunque. Ti ringrazio, ti saluto. Grazie Paolo, grazie, complimenti per la Non, trasmissione. grazie, non è questa la trasmissione dove si urla e dove si fanno gli appelli, quindi non farò nessun appello perché non mi piace, cadiamo nel ridicolo quando noi giornalisti facciamo un appello ai tifosi, lì cadiamo nel ridicolo, ognuno risponde ovviamente dei suoi comportamenti. Però io non faccio nessun appello, ma auspico, che è ben diverso, che finalmente tutti riescano a capire che questa squadra va incitata fino all'ultimo momento. Poi il giorno dopo ci mettiamo su Facebook, telefoniamo alle trasmissioni, facciamo quello che vogliamo, facciamo i critici, gli opinionisti, i giornalisti, gli allenatori mancati, possiamo fare quello che vogliamo un minuto dopo che è finita la partita, ma fischiare i giocatori a rischio di danneggiare la squadra per la quale diciamo di tifare, per la quale andiamo lì a tifare, mi sembra un po' paradossale e sbagliato e quindi lo eviterei. Questo è il mio auspicio. Vediamo chi c'è in onda. Pronto, buonasera con noi. Ciao. Ciao Paolo, buonasera, sono Roberto. Ciao, no, vabbè, io volevo dirti che sì, secondo me appunto, fino ad ora queste critiche che ho sentito per Mazzarri nelle partite scorse, secondo me, davvero esagerate. Cioè, io credo, poi sento dire che il Napoli non ha una rosa, ecco, così competitiva, e cioè, penso che comunque forse pensano che comunque un altro allenatore avrebbe vinto lo scudetto. Cioè, Sì. è lì il controsenso, cioè, prima si dice Io che il Napoli non ha... l'altra volta rispondevo a un telespettatore che mi parlava di 8 punti in meno per colpa di Mazzarri, quindi io facevo il calcolo a quest'ora, diamo per buona questa sua tesi, a quest'ora ne avremmo 38, quindi Perciò ti praticamente dico, staremmo io... viaggiando a una media che in tutto il mondo riesce ad avere solamente una squadra che si chiama Barcellona, con dei giocatori un poco meglio dei nostri, o no? No, ma infatti, ma poi il controsenso è che si dice, tutti dicono, no, ma il Napoli non ha una rosa competitiva per vincere lo scudetto, e però poi si dice, però Mazzarri potrebbe fare di più, ma allora È una è lì il contraddizione che non si può. controsenso. Bravissimo, è una contraddizione. Cioè, io Una. penso che il Napoli ha 9 punti in più, e più di questo che deve fare? Io penso, Dobbiamo delle scegliere, critiche veramente certo. Il assurde. critico. Allora, dici molto bene tu e mi dai un assist perfetto. Chi vuole criticare Mazzarri è padrone di criticare Mazzarri. Contemporaneamente deve affermare che questa rosa è una rosa in grado di non vincere, ma di vincere il campionato con 15 punti avanti. Perciò ti dico, se tu dici che Mazzarri deve fare di più, devi dire che il Napoli ha una rosa che Esatto. Mazzarri non riesce a Perfetto, sfruttare appieno, cosa che fila secondo me questo è ragionamento qui. esattamente Fila l'opposto. solo questo ragionamento, altri non filano. Infatti, cioè, è una cosa veramente allucinante. Vabbè, cioè, alla fine sono sempre gli stessi che dicono sempre quelle cose, perché sinceramente per me Mazzarri, per Però carità, guarda, sul qualche partita tifoso l'ha che si sbagliata anche lascia. lui, sicuramente. Non è... Perché poi l'altro controsenso è che se Mazzarri fa i cambi giusti, dicevi però lo poteva fare dall'inizio. No, Quando vabbè, ma mi... non ha Se poi senso. invece non li fa, dice, ma perché non li ha fatti? No, Insomma, ma comunque bisogna veramente. guardare il lavoro
completo di un allenatore. Io ripeto, qualche volta anch'io da tifoso dico metti quello, togli quell'altro, no, durante... però poi a mente fredda, se devo fare un'analisi da professionista del settore, io non me la sento di andare dietro alle sostituzioni. Tra poco parlerò di Cagliari-Napoli e dirò che una sostituzione secondo me è stata molto importante, per e ne ho parlato anche con Mazzarri. Per me quella di Maggio Commesso. L'altra, tatticamente l'altra dico, Vargas, l'ingresso di Vargas per Gemay, spiegherò perché è stata importante tatticamente, però non avremo la controprova, può darsi che se restava in campo Gemay la vincevamo 3-0, quindi non c'è dubbio, la controprova che sia stata. Però ora invece una cosa importante che secondo me per ora la palla passa veramente dal presidente, perché penso che a gennaio, io sto dicendo da un po' di tempo che quest'anno si può lottare, perché come l'abbiamo persi noi molti punti in campionato per colpa della Champions, ora sta succedendo anche alla Juve. Quindi io penso che ora è il momento di fare quel salto definitivo di qualità, comprare quei tre giocatori. Ecco, come hai detto tu, non c'è mai la controprova che anche comprandoli sei sicuro, però voglio dire hai sicuramente più possibilità di come ne abbiamo fino ad ora, secondo me. Ciao, grazie. Ok, ciao Paolo, grazie a te. Con tre giocatori, giustamente, non è che poi andiamo lì e scommettiamo che il Napoli vince il campionato. Perché non è che arrivano Piqué, Iniesta e Messi dal Barcellona, quindi non è che poi tu vinci il campionato sicuro, però ti metti nelle condizioni di non avere nulla da non aver motivo di rammarico, perché se a fine anno poi non lo vinci per 2-3 punti e non hai preso un attaccante che con 5-6 gol potenzialmente nelle sue qualità ti poteva dare quei 3-4 punti in più, allora ti resta poi veramente tanta amaro in bocca. E quindi una società che è ambiziosa lo deve fare questo. Deve prendere tre giocatori forti, pronti, non mi importa sapere se spenderà 8, 10, 15 o 20 milioni, non mi interessa. Li può prendere anche tutti e tre in prestito, non mi interessa nulla. La mia valutazione ora non è sull'investimento, sulle progettazione economica della società. La mia valutazione è solamente sulla progettazione tecnico-tattica, ma tecnica direi, perché tatticamente il Napoli ha i suoi automatismi e non devono essere modificati con gli acquisti di gennaio. Tecnicamente deve essere migliorato l'organico, punto. Con tre giocatori, questo è il discorso che il Napoli deve andare ad affrontare. Vediamo chi c'è in linea, pronto, buonasera. Paolo, buonasera, sono Mimmo da Capodimonte. Ciao, buonasera a te. Buonasera. Senti Paolo, io queste cose qui, perché non è mai troppo tardi aver capito o cercare di capire certe cose, però o cambiamo noi, perché qui non è un problema di cambiare la società, Mazzarri, i giocatori. Io dopo Torino, ti ho detto, dopo 7 anni di De Laurentiis, 8 anni di De Laurentiis, per la prima volta a San Paolo ho visto i fischi al Napoli durante la sostituzione Dossenaronica. Allora a quel punto lì ho capito che esattamente i mongoli che lunedì calano e tutto il resto della settimana con i giornali eccetera calano dal nord nelle varie emittenti napoletane hanno lavorato benissimo mandando all'ammasso il cervello di un sacco in buona fede di un sacco di noi. Infatti, scusami se ti interrompo, ma stavo per dire, rispondendo all'amico che ha chiamato prima, esattamente questo, che poi fin quando il tifoso in buona fede si lascia trascinare, io gli riconosco un po' di responsabilità perché non ha una capacità sua di lettura, però relativa come responsabilità, mentre il professionista del settore che strumentalmente cavalca certo tipo di situazioni per condizionare il parere di molti tifosi, quello è un comportamento stigmatizzabile che andrebbe combattuto da molti di noi. E io provo a farlo qui nella mia trasmissione qui a Canale 8, però insomma andrebbe combattuto molto meglio. Effettivamente è inaccettabile quello che succede a livello di televisioni nazionali, è molto spiacevole quando poi le persone che sulle TV nazionali non ci fanno sicuramente del bene ci ritroviamo a casa nostra durante la settimana. Aggiungo, se me lo consenti, aggiungo che la sostituzione di Insigne fatta a Cagliari negli ultimi 10 minuti sì. È la stessa con lo stesso giocatore fatta col Milan sul 2-1. Vuol dire che nel momento in cui il discorso è sul risultato, allora c'è il silenzio, perché a Cagliari si è vinto, in casa si è fatto il 2-2. Allora perché esce Insigne? E i tromboni, tu i vari tromboni, perché si fa uscire Insigne e si fa entrare Dossena? Allora io dico, perché sull'1-0 ha tolto Insigne a Cagliari e ha messo Dossena? Perché? Sì, no, vabbè, una volta era Mestre, una volta era Dossena, però il discorso è uguale. Ma capisci? Perché il discorso noi è uguale, no, per la precisione. Però il discorso è esatto, e hai ragione, non c'è poco da dire. Allora, perché te l'ho detto, questo, già, l'ho ripetuto già 20 volte durante questa trasmissione, perché si strumentalizza il nulla.
Allora chiudo e faccio spazio ad altri, chiudo con questa osservazione. È un appello più che un'osservazione. Mettiamocelo in testa, o noi facciamo veramente il dodicesimo come lo siamo stati negli ultimi 80 anni e facciamo il dodicesimo, oppure ci dobbiamo assumere la responsabilità che molti risultati, perché questi ragazzi sono fragili, non sono Maradona, Careca, Giordano. Questo è vero. E allora quando Amsic fa quel tipo di dichiarazione vuol dire che non hanno quelle spalle larghe e non hanno nemmeno protezione, perché nessuno li protegge. A quel punto lì la protezione dei tifosi, cari tifosi, cari amici, fate come me, se andate allo stadio lasciate il fischietto a casa e dopo, magari dopo la partita, perché abbiamo pagato il biglietto, facciamo quello che vogliamo, ma quando giocano o noi facciamo il dodicesimo come fanno gli juventini che vogliono scendere in campo a ogni fallo laterale. Giusto, oppure bravo. Noi stiamocene a casa, lasciamoli tranquilli, giocano a campo chiuso, ma noi dobbiamo assumere la responsabilità per poter salire un domani sul carro dei vincitori, altrimenti noi non ce lo meritiamo, perché non siamo più il dodicesimo e questo è un dramma. Grazie. Per il Napoli, ti ringrazio a te. Grazie, condivido 100%. E purtroppo devo anche dire che è vero quello che dici, cioè che, perché ci sono stato allo Juventus Stadium e devo dire che all'80esimo 0-0, giocando uno schifo la Juventus, il Napoli controllava la partita, loro hanno continuato a spingere e poi hanno trovato i gol. Ora nessuno può dire che grazie alla spinta fino alla fine siano arrivati quei gol, però intanto sono arrivati quei gol. A Napoli eravamo due volte in vantaggio, lo stadio si è addormentato, ha contestato e ci hanno tolto 4 punti, 2 il Torino e 2 il Milan. Quindi se facciamo i tifosi, l'ho scritto su Facebook, lo ripeto qui, l'ho detto già tante volte, lo dicevano anche gli amici che hanno chiamato finora, se allo stadio facciamo i tifosi, stiamo vicino alla squadra, facciamo la metà del nostro dovere, perché se ci autodefiniamo tifosi, in quel momento facciamo i tifosi. Un minuto dopo incominciamo a fare quello che vogliamo, gli opinionisti, anche se nella vita facciamo altre professioni, sono ormai tutti opinionisti e mi sta benissimo, altrimenti io non farei più questa trasmissione, se non ci fosse la capacità del tifoso di avere anche una propria opinione e di esporla in maniera molto corretta e interessante. Però il giorno dopo, un minuto dopo, mezz'ora dopo, torniamo a casa, scriviamo un nostro bel pensiero su Facebook o dove vogliamo, ma dopo, però durante la partita no, perché altrimenti veramente questo poi non si toccherà mai con mano, però ci può essere il rischio che a qualche punto ce lo togliamo da soli e poi che tifosi siamo se da soli ci siamo tolti qualche punto? Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Pronto? Ciao, buonasera. Salve, ciao Paolo, sono Claudio. Ciao. Senti, vabbè, adesso a parte il discorso sui Sapientoni, Soloni e queste cose qua, però è indiscutibile che il gioco del Napoli è nettamente peggiorato, diciamo così, da... Come è peggiorato quello della Juve, come non incanta quello dell'Inter. Quest'anno forse la Fiorentina gioca un calcio migliore perché lo gioca con la leggerezza di non avere l'obiettivo necessario da dover raggiungere. Però tutte le squadre italiane che devono vincere, che contemporaneamente fanno le coppe europee, giocano peggio. Questo è un dato. Sì, e poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, che mi farebbe piacere che tu lo chiedessi anche a Mazzarri, magari in conferenza stampa, ma il discorso dei calci piazzati, perché io noto che noi ogni partita o giochiamo con il Milan o giochiamo col Pescara, sempre concediamo una decina di calci d'angolo agli avversari e in più poi ci sono un'altra decina di calci di punizione dal limite, quelli lì diciamo sulla tre quarti che poi loro buttano in mezzo e noi corriamo rischio, no? E allora io, siccome poi nel calcio moderno tu mi insegni, sulle palle inattive si fanno una marea di gol, è come se fosse un suicidio proprio. Io volevo capire, e appunto mi farebbe piacere che tu lo chiedessi a Mazzarri, come mai noi abbiamo queste... Non lo so, guarda, prima di dire una cosa, questa è una tua impressione, effettivamente ne concediamo un po' troppi, però prima di fare domande del genere bisogna avere delle statistiche certe sotto mano, perché può darsi che il Napoli sia nella media e quindi, e noi chiaramente da tifosi del Napoli ci ricordiamo, perché ci viene l'ansia, quelli che subiamo. Non sto contraddicendo quello che dici, però non sono nemmeno sicurissimo. Vabbè, io dico a naso, a me mi sembra che... Anch'io ho la sensazione che ne stiamo prendendo un po' di più. Forse quest'anno siamo un po' più bassi, forse quest'anno facciamo qualche fallo in più per le caratteristiche dei nostri calciatori. Questo è vero, però poi tutto sommato mi sembra che allo stesso tempo siamo un po' più bravi nel rimediare poi in questo tipo di situazioni. Vabbè, comunque credo che se fai questa domanda a Mazzarri, lui sicuramente le statistiche ce l'ha. Potrebbero averle, sì.
Va bene, grazie. Ciao. Ciao, ti ringrazio. Allora, noi ci fermiamo un attimo con le telefonate e ricominciamo, però non subito dopo la pubblicità, perché andiamo a vedere le pagine grafiche, andiamo a vedere le interviste che abbiamo realizzato a Cagliari, ci riguardiamo la partita, la sintesi della partita, la commenterò io in diretta la partita di Cagliari, e poi andiamo con le altre telefonate. Quindi ci ritroviamo tra pochissimo con tante cose ancora da dover commentare durante questa puntata di A Tutto Campo. Tra poco. Direi di andare subito alla lavagnetta, in modo che colleghiamo proprio la lavagnetta alla partita e poi andiamo con le interviste per farvi vedere poi cosa è successo. Nel primo tempo il Napoli ha giocato molto bene, facendo grande densità a centrocampo e buon possesso palla, perché aveva una bella superiorità numerica grazie al fatto che aveva tre centrocampisti centrali, tre svizzeri, Gemaili, Berami, Hiller e Gemaili. Poi Gemaili chiaramente si poteva buttare più dentro, ma anche Berami l'ha fatto qualche volta, però erano tre che riuscivano a gestire molto bene il 3 contro 3 nella fase attiva. Hiller dava una mano ai difensori, tre difensori che erano contro i due attaccanti, e il trequartista nella fase passiva insieme anche a Berami, molto bravo a proteggere davanti alla difesa. Dicevo poi con gli esterni che purtroppo non hanno giocato una grande partita, e comunque però erano lì nel giro palla. Il Napoli aveva questa bella superiorità numerica con Hamsik, che nel primo tempo è stato molto utile, però non ha giocato tanti palloni, perché Hamsik quando è qui da dietro la prima punta non è nella sua posizione migliore, ha poco spazio per fare i suoi movimenti. Quando invece ha due punte davanti la sua prestazione cambia. Comunque il Napoli è arrivato a costruire 3-4 buone palle gol. Nella ripresa stava soffrendo, si era un po' schiacciato, l'idea buonissima di Mazzarri è stata quella di togliere Gemaili, mettersi a centrocampo a 4 e riportare Hamsik nella posizione che era di Gemaili, sia di terzo centrocampo ma anche di rifinitore dietro le due punte che erano Insigne e Vargas. E Vargas ha allungato la squadra, proprio avendo un giocatore di più, con i suoi movimenti sulle corsie esterne centralmente ha allungato la squadra, ha portato la squadra 10-15 metri più avanti. Su quell'azione dove hanno creato il triangolo a sinistra Zuniga, Hamsik e Insigne, è arrivata proprio la palla giusta, perché è stato bello la palla data su Insigne. Insigne, il taglio di Zuniga ad andare verso il centro l'area e il movimento a incrociare poi dall'altra parte di Hamsik a farsi trovare libero. Hanno creato scambiandosi le posizioni, hanno creato disorientamento nella difesa del Cagliari, tant'è vero che un centrocampista, Ekdal, quello che era su Hamsik, è dovuto andare a chiudere sul taglio di Zuniga, che era andato lui a prendere la posizione di trequartista, ed Hamsik sull'assist praticamente involontario di Ekdal si è trovato libero, in questa posizione ha potuto battere. Una giocata davvero molto ben combinata dal Napoli, di grande efficacia, non casuale, e determinata anche dal cambio di posizione di Hamsik, posizione nella quale si esprime meglio, non che non abbia giocato molto bene anche nell'altra. Andrei a vedere proprio le pagine grafiche prima delle interviste per valutare ancora di più quanto fondamentale sia il contributo di Hamsik, che ha 6 gol ed ha firmato praticamente tutte le 4 vittorie fuori casa. Quella di Palermo, il gol dell'1-0 dopo il finta 3-0 con le reti di Maggio e Cavani, ma è stato suo il primo gol, quello che ha sbloccato il risultato nella prima giornata. Poi ha siglato anche, ha guadagnato il rigore a Genova, ha siglato il gol del decisivo 3-2 a Genova, ancora in questo caso con il Genoa, la prima era con la Sampdoria, e ieri ha siglato, e l'altro ieri ha siglato l'altro gol decisivo dell'1-0 a Cagliari. Poi ha segnato altri con la Fiorentina, col Chievo pure decisivi, insomma tutti gol pesanti, i 6 di Hamsik, che dietro Cavani che ha 8, Insigne a 3, ma fra pali e parate e palle di poco fuori ne avrebbe già meritati di più. Il suo talento realizzativo è assolutamente fuori discussione. Andiamo agli assist ora, dopo i gol, con Hamsik che ancora in evidenza con 6 gol e 6 assist. Credo che nessuno possa vantare questi numeri in Serie A in questo momento, oltre tutto il resto che fa. Poi andiamo ancora avanti con i pali colpiti, dove purtroppo Cavani, che ne ha colpito uno, ricordiamo, sullo 0-0 a Torino con la Juventus, viene raggiunto da Insigne. Per fortuna quello di Insigne non pesa tanto, perché poi non pesa nulla in termini di punti, perché la vittoria è arrivata comunque. Andiamo ancora avanti con la pagina dei rigori a favore, uno Insigne, Hamsik e Pandev. Poi abbiamo invece i migliori, Cannavaro, Britos e Insigne. E la classifica generale che comunque vede Hamsik in testa con Hiller e Cannavaro all'inseguimento. Andiamo anche a delle pagine relative all'Europa League, perché la settimana scorsa non abbiamo aggiornato dopo il turno di Europa League gol e assist dei giocatori del Napoli nella manifestazione europea. Per quanto riguarda i gol, abbiamo Cavani sempre leader, non solo del Napoli ma leader in assoluto della classifica cannonieri dell'Europa League con 6, poi Vargas 3 e Gemaili 2, e poi abbiamo gli assist dell'Europa League con
AMSIC anche qui in grande evidenza con 3 e poi Insigne 2. Numeri molto significativi che sottoponiamo all'attenzione dei nostri telespettatori, quelli che ogni settimana proponiamo in queste nostre pagine grafiche, oltre alle statistiche, le classifiche di merito che secondo me giustamente vedono a questo punto AMSIC come miglior giocatore del Napoli, però direi che andando a guardare anche la media voti proposta poi da tutti i quotidiani nazionali, mi sembra che se non è primo ci siamo, ma dovrebbe essere addirittura primo, AMSIC sia in questo momento il miglior giocatore del campionato e questo credo che non possa che fare piacere. Tra un attimo andiamo di nuovo con le telefonate, ora però torniamo a Cagliari per ascoltare un grande protagonista della partita dell'Lis Arenas di Quartu Sant'Elena, vale a dire Miguel Angel Britos. Miguel Angel Britos, una grande vittoria, una partita dove avete saputo soffrire e poi piazzare il colpo nel momento giusto. Sì, è stata una partita molto combattuta, tutte le squadre hanno fatto il massimo per vincere, loro giocano molto bene. Penso che abbiamo sofferto un po', ma comunque non abbiamo rischiato tantissimo. E poi abbiamo creato tanto e credo che è stato anche giusto il risultato. Miguel, ti abbiamo visto come non mai oggi, anticipare l'avversario fino alla tre quarti, imbattibile sulle palle alte, insomma la migliore partita che hai giocato da quando sei a Napoli. Sto ritrovando la miglior forma. Purtroppo ho iniziato anche questo campionato con un po' di sfortuna, che mi sono fatto male alla gamba. Chiaramente la formula per ritrovare il livello è giocare, no? Ora ho fatto due partite di seguito e piano piano sto migliorando pure io. Aver vinto senza giocatori importanti come Campagnaro, davanti Pandev e Cavani, il miglior giocatore che c'è il Napoli, che significato ha? Che segnale lancia il Napoli al campione? È un bel segnale che siamo un bel gruppo, che tutti quanti lottiamo per lo stesso obiettivo e che anche se mancavano 3 giocatori, oggi si è visto che ogni giocatore che entra in gruppo e che entra al campo fa il suo dovere. Ma è stata questa la differenza, il fatto che voi avete fatto dei cambi che sono hanno dato energia alla squadra, il Cagliari invece forse questi cambi non li ha fatti? Chiaramente i giocatori sono entrati e hanno fatto molto bene, Edu soprattutto, e penso che anche quello è un bel segnale, no? Che anche quello che entra dalla panchina fa il suo dovere. Miguel, che cosa vi ha detto Mazzarri alla fine della partita? Insomma, avrete scambiato 4 chiacchiere, avete festeggiato, insomma, qualcosa vi avrà detto? No, di solito il mister non parla dopo la partita, facciamo l'analisi tutti insieme il giorno dopo. Senti, Miguel. Qual è stato l'ambiente? Oggi si giocava per la prima volta con tutto il pubblico. Qual è stata l'impressione di te calciatore dal campo? È bello, bello giocare queste partite, i tifosi vicini così. È un stadio molto bello e si poteva giocare bene a calcio perché il campo era in ottime condizioni. È stata spesso criticata la difesa, stasera la difesa è stata quasi perfetta, tu hai giocato benissimo, bene anche i tuoi compagni, bella la protezione a centrocampo ed è la seconda miglior difesa del campionato. Questo credo che sia un altro dato da sottolineare perché è stato detto che era il punto debole del Napoli. Sì, siamo molto contenti, però dobbiamo ancora lavorare in certi aspetti, ma comunque oggi abbiamo dimostrato che siamo solidi. Anche magari cambiando di ruoli, per esempio Gamberini è passato a destra e io a sinistra perché era per la mancanza di Campagnaro. E questo è un bel segnale, no? Non aver preso gol soprattutto. L'ultima, i tifosi sono inebriati, li ho ascoltati prima in radio per i tre punti rosicchiati alla Juventus, adesso il Napoli ha 2 punti dai bianconeri. Si sa che voi state sempre coi piedi per terra, però insomma, che cosa puoi dire ai tifosi in questo momento in cui c'è una certa gioia particolare? Rimanere tranquilli che noi ogni volta che scendiamo in campo scendiamo per vincere, diamo il massimo. Chiaramente noi vogliamo vincere tutte le partite, a volte si vince, a volte si pareggia e a volte purtroppo non riusciamo a neanche a fare un punto. Però noi sicuramente giochiamo le partite come se fossero tutte finali perché vogliamo arrivare più alto possibile. Poi i conti li facciamo alla fine, poi non guardiamo né alla Juve né all'Inter, guardiamo a casa nostra. Diciamo che si pareggia col Torino e si va a vincere a Genova, si pareggia col Milan facendosi rimontare, si vince a Stoccolma e a Cagliari. L'organizzazione di gioco, tutto quello che si vuole, però la forza mentale credo che sia da sottolineare in questi casi, no? Credo che qua il gruppo conta tantissimo, si è visto anche oggi la forza mentale come dici tu, pure il mister che ci carica sempre. Rimaniamo sempre lì sul pezzo. E andiamo subito ancora a Lis Arenas nella sala stampa subito dopo il match per ascoltare le dichiarazioni del tecnico del Napoli Walter Mazzarri.
Una grandissima vittoria contro una squadra molto forte che ha giocato bene. Il Napoli è stato concentrato dal primo all'ultimo minuto e nel secondo tempo poi con la mossa dell'inserimento di Gabbia si è allungato la squadra, l'Amsic nella posizione giusta, sono arrivati 3 punti. Un'analisi credo giusta, come l'ho vista anch'io, tipo così. Primo tempo l'unica rilievo che ho fatto e posso fare è che abbiamo giocato bene. Dovevamo cercare di essere più cattivi nell'ultima conclusione, nell'ultimo passaggio per cercare di sbloccare prima la partita. Sbaglia tanto e poi rischia di compromettere i punti come abbiamo fatto col Milan e col Torino. Secondo tempo c'è stato un ritorno del Cagliari importante, una squadra in salute, gli faccio complimenti, forte, sta giocando anche bene. L'avevo vista sia con l'Inter che col Torino, giocano molto bene. Quindi ancora di più valore a questa vittoria da parte dei miei giocatori. Mister, al di là di tutto, insomma, Brito poco fa ci ha detto siamo una squadra solida, è questo che ci dà la grande forza per andare avanti e per sperare anche in cose molto positive in questa stagione. Bisogna essere solidi, per avere continuità bisogna essere una squadra tosta, non concedere, essere più cinici magari quando creiamo le nostre, o come sempre, più o meno creiamo sempre 4-5 palle gol. Bisogna essere un po' più concreti. Sono contento della crescita di questa squadra. Ripeto, in un campo così difficile uscire con una vittoria non era semplice, i ragazzi sono stati bravi. Prossima domanda. Questa era la quarta vittoria in trasferta. Un ruolino di marcia importante, si ritrova a 2 punti soltanto dalla Juventus. Quello noi non ci pensiamo, quello che fanno gli altri non lo possiamo controllare. Noi bisogna cercare di dare il massimo di noi stessi. A me mi hanno detto che a parte un anno con Maradona, credo che questo è il migliore inizio della storia del Napoli, questi sono numeri. Mi interessa sapere che rispetto all'anno scorso abbiamo fatto 9 punti in più, che abbiamo passato il turno di Europa League una giornata d'anticipo. Quindi. Eccoci di nuovo in diretta per le ultime 2 telefonate. Volevo dire prima una cosa, che sulla domanda che faceva il collega sul cronometro. Innanzitutto in tutti gli stadi italiani, per fortuna che io ho il mio cronometro, c'è una usanza clamorosamente sbagliata, perché il momento in cui più si guarda il cronometro sono i minuti di recupero e invece al 45esimo i cronometri dei tabelloni luminosi si stoppano. Quindi sugli ultimi minuti tutto lo stadio non sa più che cosa sta succedendo, se ne mancano 30, 20 secondi, se siamo andati oltre. Io invece, ripeto, per fortuna ho il mio cronometro lì sul banchetto in tribuna stampa e posso garantirvi che il mio cronometro segnava 49:20 nel momento in cui Hiller la prende di testa e quindi l'azione è stata fatta durare anche un po' di più di quello che doveva durare, quindi non ci doveva essere nemmeno il calcio d'angolo, poi figuriamoci addirittura farlo battere. Vediamo chi c'è in linea, pronto, buonasera. Ciao Paolo, sono Enzo dalla Riviera, senti, ciao. Volevo chiedere un po' una cosa, no? Come mai parlano tutti, ci vorrebbero due acquisti, quando io ne conto 4? Perché indubbiamente l'attaccante al posto di Vargas servirebbe. Uno. Un esterno sinistro servirebbe. 2. Poi di centrocampisti ne occorrerebbero 2, perché se ho ben capito, anche al posto di El Kadouri ne occorrerebbe un altro. Ah, tu parli pure del vice Amsic, oltre, sì. Ho capito. No, un altro invece al posto, non mi viene, di Zanadel. Quindi tu dici, se va via, facciamo i nomi, Dossena, va via Vargas, va via Donadelle, va via El Kadouri, escono 4, ne mettiamo 4. Perché molti di noi, anche io dico 3, perché comunque poi alla fine nel posto di Amsic qualche volta viene collocato Gemayli e quindi comunque ci sarebbe la soluzione già interna. Non è detto che debbano essere proprio 22-22 per il 2 a ruolo. Comunque sì, è giusta la tua valutazione. Ho capito, sì, questo volevo dire. Poi io spero solo che si concretizzi, perché di solito prima si dice vediamo prima se il Napoli arriva in buona posizione e così sarà necessario, giusto, prenderli. Poi quando il Napoli è arrivato in buona posizione magari si dice no, visto che è arrivato bene, no, non servono più. Allora, la prima parte del discorso mi piace. Quale sia la sua valutazione? No, la prima parte del discorso è quella che io sposo in pieno, cioè se il Napoli arriva in buona condizione, in buona posizione, non perdiamo l'occasione di migliorare la squadra per restare competitivi fino alla fine. La seconda non mi piace proprio, esatto, e spero che il Napoli non ci pensi a quella lì, ma visto che stiamo in buona posizione non dobbiamo toccare nulla, no, perché noi siamo in buona posizione, però ripeto, la mia sensazione vedendo tutti i minuti di tutte le partite del Napoli è che siamo lì 30 punti in 14 partite con l'affanno proprio filo filo, e quindi la squadra va migliorata.
Grazie Paolo, grazie. E forza Napoli. Grazie, grazie. No, io sono di questo parere, non lo cambio nemmeno se il Napoli, come spero, le vince tutte, va in testa alla classifica fino a Natale. Io a Natale vengo qui e faccio una mutata dicendo che servono i calciatori. Questa è una mia convinzione ferma, non la cambio in base agli andamenti dei risultati, perché è una mia convinzione su un'analisi dell'organico fatta non su una, non su due partite, ma fatta su un intero ritiro precampionato, su tante amichevoli viste, su tutte le partite di campionato e anche su tutte le partite di Europa League viste, su tutti gli stadi, essendo lì presente, ho visto tutte le partite di Europa League e non è che possono essere cancellate dalla nostra memoria le partite in Ucraina, le partite in Olanda, le grandi difficoltà col Dnipro a Napoli, perché non dimentichiamo che se Cavani non impazzisce nella ripresa noi non la vinciamo e siamo fuori, e non bisogna dimenticare il primo tempo di grandi sofferenze in Svezia, poi modificato nel finale da un secondo tempo dove che succede? In campo ci sono almeno 5-6 titolari e perciò la vinciamo, quindi ricordiamoci tutto. Vediamo chi c'è in linea, pronto, buonasera. Ciao Paolo, sono Aurelio. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Paolo, scusa, io penso che questi tre giocatori il Napoli avrebbe dovuto acquistarli nel mese di agosto. Giusto, sono d'accordo con te, l'ho detto l'ultimo giorno che si è chiuso il mercato, perché? Però una volta che non li hai presi ad agosto, che dobbiamo dire? Speriamo però, che li prenda a gennaio. Ma ho capito, però noi potevamo... Meglio tardi che mai. Allora, la partita col Milan è proprio la prova provata del fatto che il Napoli ha fatto una campagna acquisti carente, perché nel secondo tempo il Milan, quando ha premuto forte, sono scomparsi praticamente Iller e chi c'era? Gemayli c'era. Esatto, perché era... Perché Berami non c'era, Berami squalificato. Ma non è... Cioè, Mazzari guardava la panchina e non c'era nessuno. E non poteva certo mettere Donatello. Questo. La sostituzione lì era di mettere, hai ragione, lì andava messo un centrocampista, ma purtroppo c'era solo Donatelle, che ci dispiace dirlo, ma non è in condizioni per giocare poi un Napoli-Milan. Ma ha fatto bene Mazzarri a non metterlo. E noi come fai a metterlo? Lo hai visto in difficoltà netta in alcune partite con avversari meno forti, immaginati quando il Milan sta premendo in quel modo. Come quelli del Milan. Secondo me a centrocampo il Napoli ha fatto una pecca... Eh sì, perché l'anno scorso l'abbiamo detto che il problema era stato averne praticamente tre per tutto l'anno, quest'anno è andato via Gargani, è arrivato Berami e si è puntato di nuovo su Donadel, secondo me con grande scetticismo da parte dello stesso mister, che in conferenza stampa fino all'ultimo giorno a Di Maro continuava a dire di avere qualche perplessità, lo diceva tra le righe ma lo diceva chiaramente, quindi la società ha voluto fare questa scommessa, le scommesse si possono anche fare nel calcio, però non diciamo quelle lì con un 15-20% di possibilità di riuscita, si possono fare scommesse quando la percentuale di riuscita è alta, le certezze non esistono, però almeno scommettiamo le cose con un 70% di possibilità. Certo. Meno male che abbiamo Mazzarri, che è vero, io, tu lo sai, io sono un estimatore di Mazzarri e mi arrabbio tanto quando vedo certe trasmissioni dove parlano persone che proprio non capiscono niente, cioè dicono delle frottole, delle fandoni, delle stupidaggini mai viste, anche persone abbastanza qualificate. Come dissi con una battuta, come dissi con una battuta. Sedicenti qualificate. Guarda, io feci una battuta e mo in questa battuta, diciamo, invece di dire io e tu con un collega, diciamo noi che la vediamo in un certo modo, cioè che siamo estimatori di Mazzarri, rispetto a quelli che non sono estimatori di Mazzarri, si può chiudere con una battuta il discorso. Si può dire è normale avere opinioni diverse, peccato che la vostra è quella sbagliata. Hai detto bene, va bene, va ciao bene. Paolo, buona serata. Ciao, grazie. Chiudiamo con questa telefonata, questa puntata di A Tutto Campo, dove devo dire tutti i telespettatori avevano un'idea comune, incitiamo la squadra, fiducia totale nel lavoro che sta facendo Mazzarri, mi fa piacere che molti che telefonano in questa trasmissione la vedono così, perché io reputo molto competenti i miei affezionati telespettatori e quindi mi fa piacere che abbiano identità di vedute con il sottoscritto. Chiudiamo questa puntata di A Tutto Campo, noi ci ritroviamo regolarmente venerdì in onda
sempre alle 20 in diretta e con la replica poco dopo le 23. E ovviamente seguiteci anche sul nostro sito internet www.canale8.it. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buon proseguimento con i programmi di Canale 8.